Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo ritornati in Yakabook dopo una certa assenza, è dal cobre che manchiamo da qui, ma siamo molto contenti di tornare con questa iniziativa, con questo evento, intanto perché presentiamo un libro pubblicato da Yakabook, e quindi anche se demo profeta in patria, noi speriamo che non sia così. È l'Ancella di San Pietro, Matilde di Canossa e la Chiesa, il professor Paolo Golinelli, docente di storia medievale all'Università di Verona. Sì. Quindi siamo particolarmente onorati di questa presenza, così come siamo molto felici di avere insieme al professor Golinelli il professor Lucioni dell'Università Cattolica di Milano, che dialogherà con Golinelli. Io non rubo tempo ai relatori, anche perché so che poi il professor Golinelli ha un treno che lo riconduce a casa e quindi sarà costretto a scappar via. Vi auguro una buona conferenza e vi ringrazio ancora di essere presenti quest'oggi, e un ringraziamento particolare va sempre alla Yakabook per l'ospitalità che ci concede e per queste iniziative che riusciamo a realizzare in questo ambiente così suggestivo e così ricco di cultura. Coi tempi che corrono non è male. L'ultimo pensiero, che credo sia condiviso da tutti gli appassionati di storia, ma non solo, è un ricordo di Umberto Eco che ieri ci ha lasciato, un vuoto che è difficilmente colmabile. Per tutti gli appassionati di cultura e in particolare per gli amanti del Medioevo, Umberto Eco, con Il nome della rosa, con Baudolino e con ce n'è il terzo che non me lo ricordo mai, ha provocato un risveglio dell'interesse nei confronti del Medioevo in un momento in cui il Medioevo era relegato in un angolino. Nonostante tutto, ancora oggi si continua a portare avanti questa equazione Medioevo barbarie, Medioevo secoli bui, dimostrando che non si è capito niente, e forse è ancora la cosa che più di tutte va sconfitta, il luogo comune in un paese che ha nel Medioevo il cuore della sua essenza, la bellezza, l'arte, la cultura, la letteratura, la varietà di storie e di cultura in tutti i campi, letterario, artistico, politico, creativo. Quindi speriamo che la smettano di fare questa equazione e che quando c'è da dire che qualcosa è vecchio, brutto, negativo, lo si chiami barbaro, così come facevano i greci con tutti quelli che non erano greci, e abbiamo risolto il problema una volta per tutte. Grazie a tutti e buon ascolto. Chi è Paolo Golinelli? Ha già introdotto e quindi non mi dilungo. Dico soltanto che è professore ordinario di storia medievale, una specie in via d'estinzione. Voi state partecipando a un evento storico perché in 3 metri ci sono 2 ordinari. Tra un po' di anni sarà difficile metterne assieme 1,5. Ecco, quindi, visto le politiche del Ministero. Ha a suo attivo quasi 400 titoli, ho visto, forse non è arrivato a 400, ma poco ci manca, settimana prossima li raggiungerà probabilmente, quindi è uno studioso che si è occupato di tanti campi diversi, ha interessi diversi, ma principalmente di agiografia e culto dei santi, anche con una attenzione all'aspetto antropologico. Si è occupato di monachesimo, Polirone, certo, legato anche a Matilde, perché Polirone è stata il luogo dove è stata sepolta Matilde per lungo tempo, ed era un monastero dei Canossa. Si è occupato di papato, il suo libro su Celestino V, quindi anche se di un papo un po' particolare. Si è occupato di Matilde, naturalmente, oltre al fatto che ha scritto anche un manuale di storia medievale, quindi è davvero poliedrico. Si potrebbe dire, se me lo consenti, che è uno storico alla francese, nel senso che ha anche un'attenzione all'alta divulgazione, in questo senso.
E forse anche per questo che uno storico francese del calibro di Jacques Le Goff, nel 1991, in occasione dell'uscita del suo volume su Matilde e Canossa, ha dedicato quasi una pagina intera del Corriere della Sera a quest'opera di Golinelli. È quella che si chiama, la divulgazione è quella che si chiama oggi la terza missione, che è considerata importante anche dal Ministero e ci chiede di renderne conto, e credo che Golinelli su questo sia avanti rispetto ad altri. Se, naturalmente poi ha anche tutta la sua dimensione accademica legata alla ricerca e alla didattica. Se voi prendete, come spero possiate prendere e leggere il volume che qui ci dà l'occasione di incontrarci, ben 4,5 pagine della bibliografia sono studi di Golinelli che insomma sono centrati su Matilde e dintorni. Ecco, questa sottolineatura non vuol dire che Golinelli è autoreferenziale, ma vuol dire invece che cioè serve a provare che è un dato incontrovertibile che Golinelli è un esperto di Matilde, perché ha scritto su Matilde. Prima di arrivare a sintesi bisogna anche fare lavori di scavo e di analisi. Anzi, direi che è l'esperto di Matilde, non un esperto, tanto che a lui è stato affidato la voce Matilde nel dizionario biografico degli italiani, una corposa voce rispetto ai limiti che ci pongono oggi, perché ho calcolato che sono circa 60.000 battute. L'ultimo arcivescovo di Milano di cui ho dovuto fare io la voce me ne hanno concesse 8.000, quindi vedete la differenza, che dice anche dell'importanza di Matilde. Basti qui dire, in relazione appunto alla sua esperienza con Matilde, che ha contribuito all'edizione in facsimile della Vita Matildis di Donizone, pubblicata proprio come coedizione da Iacabuc e da un altro editore, e da qui poi è derivato il volume della vita di Matilde tradotta, che è stato proprio ripubblicato nelle ultime settimane sempre da Iacabuc. Questa collaborazione, questo volume sulla vita Matildis nasce in collaborazione, da un'amicizia, da un rapporto con Vito Fumagalli, che credo che abbia inciso e che sia stato importante nella sua formazione anche di studioso, e magari poi ci dirà qualcosa lui. Vito Fumagalli, che a sua volta è stato un grande esperto dei Canossa, perché il suo libro, il libro che l'ha reso famoso, è proprio sull'inizio della dinastia dei Canossa, e poi appunto uno degli ultimi, se non l'ultimo, è dedicato proprio un libricino come dimensioni, pubblicato dal Mulino su Matilde. Anche se filtrata questa Matilde del Fumagalli, ci dirà meglio Golinelli, filtrata attraverso il vissuto di Fumagalli, e quindi insomma, ha lasciato un po' la sua impronta Fumagalli su questa lettura di Matilde che ci ha dato quasi alla fine della sua vita. E Matilde sta al centro di un periodo davvero, permettetemi di usare lo stesso termine, sta al centro di un periodo centrale per la storia dell'Occidente. Ecco, il passaggio tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo è decisivo per la nascita dell'Occidente. Quando intendo nascita dell'Occidente, intendo Occidente come quel complesso di concezioni, di valori, che per buona parte sono ancora quelli a cui ci riferiamo oggi. Faccio un esempio solo: la distinzione tra la sfera spirituale e la sfera temporale incomincia a nascere lì tutto questo problema nel tempo della riforma della Chiesa. E Matilde, di quel conflitto che è stato il periodo della riforma della Chiesa, di quel conflitto, anche confronto, mi piace chiamarlo più confronto tra idee diverse, di questo confronto da cui nacque l'Occidente, è stata davvero una delle protagoniste, di quello scontro tra Enrico IV e Gregorio VII, che oggi diremmo mediaticamente parlando è il punto più alto, no,
della riforma, del periodo della riforma. Canossa, ecco, Canossa sarebbe andato in prima pagina sui giornali, per quello che dico, il punto mediaticamente più alto, anche se evidentemente non è che si risolva e che nasca tutto lì e che si risolva tutto nei giorni di Canossa. Il mio obiettivo di umanizzare la persona, no? Perché nel Reggiano, in Tormentone, si parlava sempre della grande contessa, vai là, cioè. E io volevo vederla invece nella sua umanità, ecco. Ero un po' in polemica con un storico locale, Ghirardini, insomma, c'è sempre l'incoronazione di Matilde. Pensate che questo è un corteo che si fa a Quattro Castella l'ultima domenica di maggio, ormai da 30 anni e più, e si cercava un pretesto, no? Allora, in Donizone c'è un passo in vice regis, no? Dice la chiamata vice regina, ma non esisteva il titolo di vice regina, cioè una discussione che fra noi storici ce la ridiamo, insomma, perché era una cosa. E andare a spiegare alla gente che questa non era una vice regina, ma era una reinfeudazione, perché a lei erano stati sottratti i beni delegati, i poteri delegati dall'imperatore, siccome lei non aveva seguito Enrico IV, nel 1081 lui la destituisce dei suoi poteri, per cui lei era fedifraga, non aveva dato l'accompagnamento all'imperatore, era un dovere dei vassalli. Enrico V nell'11, 1111 le restituisce questo. Per loro era la vice regina. Beh, quest'anno hanno fatto il rito dell'immixtio manum. Sono venuti anche a trovarmi, gliel'ho spiegato per bene, e alla fine hanno superato questo che era, ecco, quello che diceva prima Calì, la viscosità delle credenze. Allora, l'idea del Medioevo è una cioè le credenze che abbiamo sono vischiose, sono lunghe a eliminare. C'è stato uno studioso che ha scritto un libro che si chiama Sette cose impossibili prima di colazione. Ero talmente bravo che riuscivo a pensare sette cose impossibili prima di colazione. È una citazione di Alice in Wonderland, questo si chiama Wolpers con la W iniziale, e spiega come le credenze sono proprio attaccate alla nostra testa, in cui abbiamo paura di volare anziché andare in bicicletta, quando è molto più facile che abbiamo un incidente andando in bicicletta. Ecco, quindi la mia idea era questa, di tirarla giù dal piedistallo. Devo dire che dopo 30 anni, non so quanti, 25 anni, ce l'ho rimessa. Cioè, non sono riuscito a tirarla giù completamente. Anzi, più vado avanti, più ne resto anche affascinato per certi aspetti, per dire, la Matilde guerriera, l'ho recuperata anche, la vedevo con Zimmermann, se ne parlava, come donna di pace, no? Infatti per noi cioè Canossa è il momento in cui lei esercita proprio la mediazione, che è la funzione della donna nel Medioevo, nella principale, di mediare tra le famiglie, tra gli opposti. E però anche come donna di guerra, non però come una Giovanna d'Arco, ecco, Matilde non si veste da uomo, quindi, ma come che sa organizzare, che sa fideizzare, agganciare a se stessa le sue clientele armate, e quindi che si fa stimare, che quindi sa poi giocare anche di astuzia in determinati momenti. Quando Enrico IV assale, arriva perfino ad assalire Canossa, no? Ma lei è nei suoi luoghi, e a quel punto lì lei divide il suo esercito in due parti e così lo stringe in una tenaglia e lui deve scappare verso la pianura. Quindi è una stratega a Canossa, no? Non è che si sono trovati tutti a casa di Matilde. Cioè, pensare Canossa, ecco, Canossa, se ci andate, è veramente poco, è una rocca che sta crollando, anche circondata da queste formazioni di calanchi, no? che si sciolgono, che si rovinano, e quindi deve essere continuamente recuperata, però è circondata da tante altre cime, su cui c'è una torre, su cui c'è un castello,
Allora questo formavano proprio un reticolo di castelli che si parlavano con segni di fuoco e che quindi si ospitavano. Da una parte a Biennello era rimasto l'imperatore, da un'altra parte ci potevano essere altre persone. Poi al momento della penitenza, ecco che si ritrovavano sotto il castello a vedere, anche gli altri entravano ed Enrico stava fuori al freddo, insomma, ecco, non come il principe scalzo della Mancinelli. Laura Mancinelli ha scritto un romanzo che si chiama Il principe scalzo, molto, molto breve ma anche molto gustoso, di un Enrico che stava sempre fuori, poi alla notte invece veniva accolto da Matilde nel suo, nel suo letto, no? Ma lei non mostrava mai il suo volto. Questo, su Matilde, vedete, si è scritto veramente tantissimo. Una cosa, adesso io aprivo perché avevo visto attraverso internet, ma ci sono pezzi di che questo libro si parla di Matilde. Allora, per il saggio che ho dovuto fare, consegnare al convegno del congresso, no? Di Spoleto, che si è tenuta a San Benedetto, no? Ho voluto citare anche quelli che parlano di lei come donna, eccetera. Beh, e questa mi dice beata. Adesso, questa signorina, non so, professoressa Francesca Allegri, la chiama beata. Chi la vede beata? In una bancherella ho trovato un libro terribile degli anni 70, del 71, Matilde di Canossa, l'amante religiosa. Ho letto una trentina di pagine e non sono più riuscito ad andare oltre perché ho, se posso dire, una puttanata, insomma, una cosa incredibile, dove si inventavano le cose più orrende di questa, proprio irricevibile. Un libro, quindi di lei veramente sono state scritte di tutte, anche il suo nome si usa un po' per la polemica. Vi dicevo, lei avrebbe quindi dovuto stare con l'imperatore, invece lei sceglie l'ideale, sceglie di stare e di schierarsi col Papa. Questo è una scelta tipicamente femminile, di donna. Io credo che le donne, ho grande stima delle donne, forse perché vivo con una donna molto particolare, una donna molto decisa, che infatti si trova molte difficoltà nell'ambiente universitario, le donne spesso sono più portate a scelte per l'ideale rispetto all'uomo, che invece è più incline al compromesso. E questo per me me l'ha rivalutata, ecco, come, anche proprio come donna. Ecco, la sua componente femminile, ecco, che non è mai stata affrontata, mai stata studiata di per sé, un po' poi o enfatizzata o esagerata, ma non vista nelle sue componenti. Ecco perché, cosa che diceva anche lui, ho voluto cominciare a vedere con le frequentazioni che aveva. Il fatto della bambina, non ne ho fatte poche di scoperte, quindi credo questa è un'altra mia scoperta, perché prima di me si pensava che avesse avuto, probabilmente con molte cautele si diceva che avesse avuto un figlio, e perché c'era un documento dell'imperatore per il marito Goffredo il Gobbo, che diceva: se tu bel figlius hereditarius, ma è una formula, ed era il momento forse in cui lei era incinta, quindi non si sapeva e non c'erano le possibilità, ecco, non c'era l'ecografia. Quindi, allora ho guardato, ho letto attentamente un documento che fa sua madre nel 91, il 29 di agosto del 1071, scusate, fonda l'abbazia di Frassinoro nell'Appennino modenese per l'anima di sua nipote Beatrice, e anche per l'incolumità della figlia Matilde. Allora, Maria Pia ha esperienza di documenti, la parola incolumità non è che la troviamo tutti i giorni. Cioè, ho cercato di leggere i documenti e rileggerli, questa è una cosa che insegnavo a Fumagalli, di ascoltarli, no? E per quello che dicono anche. Allora, questa insistenza, lei è rimasta col marito in Lorena, la madre è tornata in Italia a occuparsi, ha avuto una bambina. Questa nipote era stata interpretata prima come figlia della sorella Sofia di Beatrice. Allora io ho fatto, e poi tutti rimandavano all'arte di verifiare le date, capisci? Io sono andata a controllare, ho detto che, ma questa riguarda, era un documento del 1091, di 20 anni dopo.
quindi non poteva essere a cuore. Per cui ho supposto, ancora quando c'era Fumagalli, in un convegno dell'Appennino modenese, ho supposto che fosse, che avesse avuto una figlia. Una serie di donazioni a tutti, cioè praticamente, ecco, è un'altra cosa su cui ho discorso, che è un po' accennato, la donazione alla Chiesa. Io credo che lei avesse voluto donare alla Chiesa, infatti si parla di due, c'è un grosso studio di Werner Goetz che parla appunto di Schenkungen, no? Usa il termine al plurale, no? Perché in effetti sono, c'è una donazione che lei ha voluto fare probabilmente il tempo di Canossa, in quel momento lì lei non aveva più il marito, quindi poteva benissimo donare le sue cose alla Chiesa, poi andò perso il documento. Poi viene invece, troviamo un documento datato 1102 che però è arrivato in un registro pontificio della fine del secolo, capisci? Per cui 1190. Per cui è Werner Goetz che l'ha esaminato ancora meglio di me, lui era un esperto, quello che ha pubblicato i documenti, ne fa un'analisi, no, in cui dice questo è fast singular, questo è proprio, c'è solo lì, qua ci sono pochi testimoni, non vengono definiti bene tutte le parti della donazione, però dice però è vera. Allora c'è un altro aspetto su cui è l'effetto di Alone, che i personaggi con cui noi abbiamo a che fare. Allora, trattandosi di argomenti così pregnanti nella storia, perché la donazione di Matilde va a completare quella di Costantino, e come quella di Costantino, anche adesso, è esposta davanti all'ingresso di San Pietro sotto il porticato, proprio di fronte alla chiesa, ed era stato scritta anche prima nel 500, anche prima nella fine del 200, poi viene, per cui andare contro e dire che questo è un falso, ci vuole molto coraggio, e cui alla fine dice ecco, però è valido lo stesso, insomma, no? E anche perché erano stati trovati poi dei frammenti, ma anche questi frammenti sono stati esaminati e dichiarati della fine del XII, insomma. Quindi rientra questa donazione, viene praticamente riscritta, ecco, alla fine del XII secolo, in un momento in cui la Chiesa prende veramente possesso, era già cominciato prima, intorno al 1134, e prende possesso dell'eredità di Matilde. Ma il primo a venire invece a occuparlo è Enrico V. Proprio nel 1116 lui viene con la regina Matilde d'Inghilterra, quindi quest'anno dovremo celebrare anche questo, Matilde d'Inghilterra e Enrico V a Canossa, è lui che viene a prendere possesso dell'eredità di Matilde. Dura questo finché lui vive, lui muore nel 1125, poi dopo c'è un periodo di lotta, ecco, quindi di vuoto di potere in sostanza, che permette alla Chiesa di ricordarsi della volontà di Matilde, che quindi io non nego che Matilde avesse voluto donare. Ecco, però ecco, alla fine della sua vita lei, siccome si rende conto che il suo desiderio non può realizzarsi, che cosa fa? Fa donazioni a chiese e monasteri continuamente. Ce n'è in 15 anni una all'anno per San Benedetto Po, soprattutto San Benedetto Po. E poi una cosa che dice Donizone, infatti nei documenti non c'è, ma dice Donizone, pensa che liberò le schiavi e i suoi servi della glebe e le ancelle. Cioè diede la libertà, quindi anche un'attenzione verso il mondo del lavoro, un'attenzione verso anche gli umili, ecco, questo che, con cui lei chiude la sua vita, con questa attenzione, oltre a prepararsi anche il ricordo, ecco, lei un pochino è stata brava in questo. Tanto perché si fa seppellire a San Benedetto Po? Perché Clugnacense. San Benedetto Po è una abbazia fondata da suo nonno Tedaldo di Canossa nel 1007 e resta quindi un'abbazia di famiglia, Eigen Kloster, no? un'abbazia privata. Lei nel 1077, proprio al momento dell'incontro di Canossa, quando là c'era Ugo di Cluny, che tu hai ricordato, e c'era, allora lei e Gregorio VII, lei lo dona a Gregorio VII. E Gregorio VII l'affida a Ugo di Cluny, per cui diventa un'abbazia clugnacense. Essere sepolti in un'abbazia clugnacense, con un documento che lei scrive nel 9, in cui prevede già che alla sua morte venga ogni anniversario a lei venga fatto l'officium plenum sicut in abbas, così come se fosse un abate.
Viene fatto, e questo lo troviamo anche poi nel calendario del monastero di San Benedetto, poi in un manoscritto abbiamo il calendario e al 25 di 24 di luglio, perché poi il 25 è San Giacomo, il 26 è San Simeone, quindi dopo si accavallano le feste, viene proprio scritto come in un abate, insomma, quindi è veramente, si prepara e dice al momento della mia festa vengano date una grande elemosina per i poveri e ogni primo mercoledì del mese si mantenga un povero alla mensa, cioè proprio un'attenzione verso i poveri, che poi viene ripreso, qua è bellissimo, nel 500 nel testamento di Lucrezia Pico, che fa una grossa donazione sono 1000 biolche, ecco, un podere di 1000 biolche a San Giacomo Segnate, la dona al monastero di San Benedetto Po, e anche lei dice, ecco, infatti lei si chiama Alter Matilde, proprio per, come alla festa di Matilde, così anche alla mia morte vengono mantenuti i poveri. Non l'ha ignorata neanche il mito, non l'ha ignorata la letteratura, il romanzo, come abbiamo sentito, allora possiamo dire che aveva visto bene, aveva visto giusto Niccolò Tommaseo quando scriveva nel 1852 «La vita di Matilde è soggetto degno di storia e qua e là di poema». E con questo concludo. Grazie.